Maxi operazione dei carabinieri delle Rosse e di quelle del Comando Provinciale di Crotone contro l'Andrangheta. 169 gli arresti in diverse regioni italiane e in Germania, al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Nel corso dell'operazione sono stati anche sequestrati beni ritenuti riconducibili alla cosca Farao Marincola per oltre 50 milioni di euro complessivi. Il gruppo criminale era ramificato in diverse regioni e la sua operatività, come accertato dai carabinieri in collaborazione con la polizia tedesca, si estendeva anche ai Länder dell'Asia e del Baden-Württemberg. Le indagini hanno ricostruito uno scenario definito dai carabinieri di pervasiva infiltrazione mafiosa in diversi settori economico-imprenditoriali, dal commercio di prodotti vinicoli e alimentari alla raccolta dei rifiuti, dai servizi funebri agli appalti pubblici. Scoperta inoltre una fitta rete di connivenze da parte di amministratori pubblici. È una struttura quindi solida che non riguarda solo ovviamente il Comune di Ciro, ma tutti i paesi limitrofi, dove abbiamo oggi dimostrato controllano il respiro, il battito cardiaco di tutte le attività commerciali, tutta la gamma del commercio, al punto che sono loro stessi che gestiscono all'ingrosso, al dettaglio, qualsiasi attività commerciale. E poi ovviamente questo loro potere economico, questo loro consenso sociale li porta anche a decidere, a determinare ormai da più appuntamenti elettorali, da decidere il sindaco, da decidere chi deve diventare presidente della provincia.